L'idea è semplice quanto pazzesca. Alcuni allevatori locali di pollame avevano cominciato a usare con successo i bianchi cani italiani per difendere le loro galline. E se i pastori maremmani sono i migliori cani al mondo per difendere le greggi addirittura da lupi e orsi, perché non affidare loro anche la protezione di un gregge di pinguini? Il pastore maremmano abruzzese è un orgoglio della cinofilia italiana. E Simonetta Simoni, con suo figlio Jacopo, discendenti di una famiglia dalla lunghissima tradizione nell'allevamento di questo cane, sanno bene di che pasta sia fatto. Non lasciatevi ingannare dalla dolcezza di questi cuccioli così affettuosi, perché il pastore maremmano abruzzese, abituato alla guardia del gregge, è un cane dalla tempra molto 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 forte. I romani chiamavano questo cane, addetto alle greggi, cane da pecora, e possono essere considerati i primi che hanno iniziato ad allevare, su base anche professionale, questo cane. Il maremmano abruzzese è un cane che nasce letteralmente con le pecore e da sempre il gregge è la sua famiglia. È un cane frugale, si adatta ad ogni ambiente, vive mesi con le pecore, confondendosi con esse all'interno nei pascoli alpini, montani, senza alcuna esigenza. Basta un pezzo di pane, la placenta delle pecore quando loro partoriscono. Ma nonostante la sua fama di cane duro, abbiamo qualche problema a finire di registrare l'intervista. Sì, io sono la tua padrona e sono la tua amica, certo, 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 ma anche lui è mio amico. Ancora oggi il maremmano è utilizzato in tutto il mondo per la difesa del gregge, da orsi, puma, coyote, grizzly negli Stati Uniti, in Canada e nell'America Latina, nonché a guardia dei greggi di renne in Norvegia e nei paesi nordici, e in Australia abbiamo visto a guardia dei pinguini. E così dal 2008, dopo aver trascorso l'inverno con le galline, per non perdere la confidenza con i pennuti, a ogni primavera Eudi e Tula vengono trasferite a Middle Island per svolgere il loro compito di difensori della colonia di pinguini blu durante la stagione riproduttiva. Il progetto si chiama Middle Island Marimma Project ed è riconosciuto e supportato anche dal governo australiano.